Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo cappuccio scaldacollo, un progetto facile, di facile esecuzione, veloce, adattissimo alle super principianti che spesso mi chiedono di realizzare sempre più progetti facili. Ma non solo le super principianti, me lo chiedete anche voi che all'uncinetto lo sapete lavorare già da tempo, ma che lo avete giustamente come hobby e che potete fare nei ritagli di tempo. E spesso mi dite: non voglio impazzire a contare, diminuire, aumentare, una cosa semplice. E questo è proprio uno di quei progetti. Io però voglio lanciarvi una piccolissima sfida prima di passare al tutorial vero e proprio, ovvero, come state vedendo, il cappuccio non ha nessun tipo di decoro ed è stata una mia scelta, neanche uno dei miei fantastici bottoni, quindi lascio a voi la palla. Se realizzate il cappuccio e mettete, naturalmente scegliete il vostro decoro, pubblicate la foto sul gruppo Facebook Le Amiche di Chiara con l'hashtag Il Mio Cappuccio. Per questo progetto ho scelto spray in queste bellissime sfumature che avete già visto nelle foto iniziali e lavoreremo con un uncinetto da 6,5. Partiamo subito avviando 90 catenelle. Dobbiamo andare a realizzare un grande rettangolo partendo dalla parte più lunga. Quindi adesso iniziamo lavorando 90 catenelle. Fatte le nostre 90 catenelle, adesso sulla terza catenella, prendendo l'asolina dietro, quindi sulla terza catenella a partire dall'uncinetto, vado a lavorare una mezza maglia alta. Vedete che sto prendendo l'asolina esterna e quindi continuo a lavorare tutte mezze maglie alte lungo tutte le nostre 90 catenelle. Arrivati alla fine faccio 2 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare sempre mezze maglie alte. Allora, le 2 catenelle corrispondono ovviamente al primo punto, quindi passo al secondo e, come state vedendo, lavoro sempre nell'asolina dietro per creare quell'effetto costina che avete visto all'inizio. Quindi una mezza maglia alta su ciascun punto. E ovviamente dovete continuare così, lavorando una mezza maglia alta su ciascun punto fino alla fine. Arrivati alla fine dobbiamo ripetere la stessa identica cosa, quindi 2 catenelle, giro il lavoro. Attenzione al punto, che non è questo iniziale perché corrisponde a questa maglia sotto, le 2 catenelle, quindi l'abbiamo fatto il primo punto, passiamo al secondo. Vedete, questo qui entro sempre nell'asolina dietro, nell'asolina esterna e vado a fare sempre mezze maglie alte. E dovete in sostanza continuare a lavorare avanti e indietro in questa maniera fino ad avere un totale di 45 giri. Quindi andate avanti così, voglio solo farvi vedere una piccola cosa, che è questa. Quando arrivate alla fine del giro, attenzione che quando avete fatto le 2 catenelle ci sono anche le 2 catenelle da contare, perché mentre è visibile il penultimo punto è meno visibile la catenella. La dovete ovviamente lavorare, mi raccomando, se no vi si piega, diciamo, tutto il lavoro.
Quindi sempre ricordatevi, 2 catenelle, giro il lavoro, mi raccomando l'asolina esterna, questa corrisponde alla prima maglia, vado nella seconda e entro con una mezza maglia alta. Quindi continuerò così fino ad avere un totale di 45 giri e ad avere un'altezza di 48 centimetri. Mi raccomando, guardate bene i punti, arrivati all'ultimo, ricordatevi la catenella. Ho fatto i miei 45 giri, posso tagliare il filo. Tagliare il filo e naturalmente adesso andremo a fare delle cuciture. Quindi quando dovete tagliare la prima codina, lasciate un filo un po' più lungo così lo sfruttiamo proprio già quello attaccato per fare la prima cucitura. Poi ovviamente prenderemo dell'altro quando dovremo fare l'altra sotto. Comunque nel frattempo intanto guardate le bellissime sfumature e vi dico che questo pannello misura 66 centimetri ed è alto 48, quindi largo 66, alto 48 per una taglia adulta. A questo punto pieghiamo in questa maniera e andremo a fare delle cuciture. La prima l'andremo a fare qua sopra, tutta lungo qui, quindi sfruttando la codina che abbiamo appena tagliata, e poi lasceremo la parte aperta del cappuccio di circa 30 cm e andremo a cucire questa parte sotto. Naturalmente parto da sopra con il mio fantastico ago, di cui ovviamente vi lascio il link, vado a fare una semplice cucitura. Andate avanti e indietro cercando di prendere naturalmente tutte e quattro le asoline. Naturalmente arrivate alla fine facciamo un nodino con appunto il filato e andiamo a nascondere le nostre codine all'interno della lavorazione. A questo punto passo sull'altro lato. Come vi dicevo, lasciamo un'apertura di circa 30 centimetri, poi vi regolate anche un po' con il motivo. Mettiamo un marker in modo da tenere fisso il punto e andiamo a fare la stessa identica cosa, la stessa identica cucitura, naturalmente prendendo un altro pezzetto di filato, lo stesso filato che abbiamo usato e ovviamente il fantastico ago. Quando arrivate alla fine annodate le due codine e ovviamente andiamo a nascondere i fili sempre dentro la nostra lavorazione. Naturalmente questo sarà il mio rovescio. A questo punto possiamo girare il nostro progetto sul dritto e abbiamo terminato. Ovviamente vi consiglio di girare in questa maniera, viene un po' più carino. Poi io trovo molto comodi questi cappucci scaldacollo perché ovviamente nelle giornate fredde con vento riparano benissimo. Guardate che meraviglia le sfumature, vi lascio il link del filato per vedere anche gli altri colori naturalmente disponibili. Naturalmente potete tenere il cappuccio come state vedendo, ma anche tirarlo giù, tirarlo indietro in modo da fare, da ottenere uno scaldacollo ancora più caldo.
Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando la nostra piccola sfida. Quindi se realizzate il cappuccio, lo decorate, mi raccomando pubblicate la foto su Facebook, sul gruppo Facebook Le Amiche di Chiara e scrivendo l'hashtag il mio cappuccio. Sarò molto contenta di vedere le vostre idee. Io come al solito vi lascio all'end card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!